Sanremo Live, in collaborazione con Spina Santa, in via Stadio 3 a Melito Porto Salvo. Liquori, dolci, miele, marmellate e limitabile rete le bibite al bergamotto. Il Bergotto. Macelleria di Angelo Passalacqua, Viale della Libertà 1, Melito Porto Salvo. Carne frullata di prima qualità, maturata con il nuovo armadio di frollatura Maturmit. Puoi trovare i prodotti Scavolini da Cimobili Catanea, Via Nazionale, Corso Umberto I, Bova Marina. Perché Sanremo è Sanremo! Sanremo Live! Perché Sanremo è Sanremo! Siamo disponibili per le vostre domande. Un attimo! Mi sentite? Oh, che bello! Allora, ho visto i filmati di questa sala strepitosa. Siete dei grandi che ballate, cantate, ed è bellissimo! Ed è bellissimo! Per cui ho tenuto questa incontro, questa intervista, questa per ultima, io non vado nemmeno in albergo da qua, siccome canto per secondo credo stasera, vado direttamente in teatro, però non potevo non venire da voi. Abbiamo un rappresentante del fan club che è lì fuori, che ha portato uno striscione. Certo, grazie. Ho visto il video di ieri sera, ho visto tutto ed è stato fantastico, perché ci sono due maniere di interpretare il festival. Voi secondo me lo state interpretando con leggerezza, perché a volte io ho l'impressione che noi su quel palco, invece che andare a cantare delle canzoni, andiamo a fare delle operazioni a fuori aperto. Minchia, ma prendono le cose con una serietà. Io, bravo, guarda, hai detto la parola giusta, il mio è un pezzo felice, perché io in questo momento sono un uomo felice, perché sto facendo la cosa che sognavo a 7 anni, che sono riuscito a fare per tutta la vita in un progetto meraviglioso con i Fu, ma quel progetto è finito e allora voglio ripartire a rifarla, perché la musica non può fermarsi. Io quando avevo 6 anni mi sono innamorato di un signore che cantava con le braccia aperte, che cantava penso che un sogno così non ritorni mai più, mi dipingevo le mani e la faccia di blu, e poi mi faceva poi d'improvviso venivo dal vento rapito, era bellissimo, io lasciavo volare nel cielo infinito. La musica deve farci star bene, la musica certo deve farci sognare, dare emozioni profonde, tirarci su quando siamo abbattuti o aiutarci a piangere nel modo giusto quando abbiamo voglia di piangere, ma la musica è vita e deve rappresentare le cose più belle che noi abbiamo. E voi qui siete troppo fighi, io ieri sera ho fatto vedere a tutti quel video, l'ho fatto vedere perché era troppo bello. Bravi. Ok, sono pronto per le domande. Dopo 50 anni di Fu, trovare casualmente due dei Fu,
ragazzi, anche Riccardo insieme a Roby, nello stesso festival può chiaramente scatenare un po' di polemica, di sorrisi, Fiorello l'ha detto, non so come le tasse, le levano, le levano, poi riappaiono i buchi. Ci sta tutto, voglio dire, io non me la prendo certo con chi fa dell'ironia su questo, però non bisogna neanche partire a giudicare con dei preconcetti. Io ho un codice fiscale, CNZBRL, che voglio dire, ok, la parola PU non c'è là dentro, io sono stato un PU e lo sarò nel mio cuore per tutta la vita, ma sono anche un uomo, sono un musicista, per cui vorrei essere giudicato al di là della storia che ho fatto, o forse posso dirvi anche con un po' di rispetto per la storia che ho fatto, ma comunque giudicato per quello che sto facendo ora, perché ora è il mio viaggio, può essere importante, piccolo, lungo, corto, non lo so, però è il mio viaggio, allora vorrei essere giudicato per quello senza pregiudizi, perché se partiamo da dei pregiudizi, la parola stessa lo dici, mi giudichi prima di sentirmi, e allora questo è sbagliato. Detto questo, fascia rossa, ieri sera si è passati in quella gialla al purgatorio, non è importante, io sono venuto qui e il risultato di una sala di gente come voi, della quale mi fido, ma non perché avete parlato bene e avete cantato il mio pezzo e vi siete divertiti, ma perché siete qui a fare un lavoro attento, siete giovani, ascoltate, sicuramente non lavorate alla USL durante la settimana, fate questo di mestiere. Allora, io mi fido di chi ascolta, mi fido di chi mi ha scritto, mi fido di quello che i miei figli mi dicono che si leggono nei social, di quello che io leggo nei social, e sono tutti commenti positivi, è una canzone viva, è una canzone positiva, parla dell'unicità e della meraviglia di ognuno di noi, perché ognuno di noi ha un'impronta digitale unica e irripetibile, cosa vogliamo di più? È fatta con un tempo veloce, un 150 di bpm, certo, sarebbe un ritmo da giovani, ma io tutto sommato non mi sento poi così vecchio, nonostante i miei 66 anni. E devo dire che mediamente ho sempre cantato così, è che adesso cantando da solo si sente un po' di più di come canto, no? Giancarlo Genisi è un ottimo vocal coach e ogni tanto mi vedete anche sui social, l'ho vista la foto con la mascherina, è una mascherina dove io canto e l'aria torna indietro e smuove bene le corde vocali, ma è come l'atleta che si scalda i muscoli prima di fare i 200 metri piani, niente di speciale. La voce o c'è o non c'è, non è che torna con quello. Con quella la scaldi, ecco, non vai su e rischi di grippare come col motore perché sei partito senza scaldarlo, tutto qua. Io sono un uomo assolutamente fedele alle sue scelte e al suo pensiero. Noi coi PU siamo durati, siamo stati la band più forte e irripetibile proprio perché abbiamo sempre rispettato le regole del gruppo e abbiamo lavorato per il gruppo, per cui nessuno di noi si è sentito castrato in questi anni perché non ha potuto fare tutto ciò che pensava. Noi abbiamo capito fin dall'inizio che ognuno di noi doveva mettere il 25% di quello che aveva nel rispetto dell'altro 75% che portavano gli altri tre. Era l'unica maniera per durare. Adesso è finita, ho soltanto più la possibilità di andare per il nuovo viaggio a ripescare le certezze ancora prima dei PU, in quella musica che io suonavo Paranoid dei Black Sabbath, hai capito? Andavo su quella roba lì, per cui è chiaro che c'è un pochino più di nervo, un pochino più di rock, ma perché sono andato a ripescare quelle cose, ma senza rinnegare assolutamente il mio percorso, perché il mio percorso con i PU è il progetto più importante della mia vita e sono stato più con Roby, Stefano e Dodi che con la mia moglie e i miei figli, per cui non posso certo rinnegare o dire che non è stata una cosa bella e importante. Ragazzi, la prima non sono diventato così famoso, ma c'era, perché io feci una canzone che aveva un bpm forse più veloce di questo, che si chiamava Ocean, era la sigla televisiva della appena nata Rai 2 in bianco e nero, c'era questo video in bianco e nero col mio gruppo che si chiamava Capsicum Red e andavamo in classifica ed era un programma di Enza Sampo e Giorgio Vecchietti che si chiamava E ti dirò chi sei e la sigla iniziale era quella. Siccome io avevo i capelli lunghi e a Treviso mio papà faceva il camionista e voi sapete che i camionisti insomma hanno soprattutto 50 anni fa avevano la sensibilità nei confronti di quelli, poi io sembravo mia figlia Chiara, non avevo proprio quest'aria da macio, capelli lunghi, e mio papà quando vedeva al bar, si vedeva al bar con i suoi amici, questi qua dicevano Giorgio Giovanni però
Cassa da viola, un fiatino, cioè, hai capito, dubitavano della mia sessualità. Quando sono andato poi in televisione, mio papà li ha chiamati tutti quanti al bar e gli ha fatto, adesso di nuovo Albi, guarda qua, tutto orgoglioso di farli vedere. E siamo andati in classifica, per cui io avevo già avuto una partenza rock. Adesso si ritorna a fare quello che viene, poi nell'album ci sono le ballate, c'è un pezzo prog di 9 minuti che non c'entra niente, capito, con la discografia di adesso che deve essere tutta cotta e mangiata in 3 minuti. Ho lavorato libero, ho lavorato per stare bene, divertirmi, perché la musica, quando l'ho fatta nel modo giusto, mi ha sempre fatto star bene. Da 9 anni sono vegano, da 21 non tocco carne, e quindi è una maniera buona, insomma, per non ingurgitare dolore di poveri esseri viventi. Detto questo, ho scelto Marco perché Marco è fatto con la stessa argilla con cui sono fatto io, è fatto dalle stesse mani, siamo musicisti prima di essere cantanti, per cui ci siamo telefonati e poi siamo amici. Io credo che fare un duetto sia una cosa talmente intima che non lo puoi condividere con tutti, credimi, non lo faccio per correttezza, ma mi erano stati proposti dei nomi importantissimi del panorama italiano e alcuni anche internazionali. Però io non posso condividere una mia canzone, una mia emozione con una persona che non conosco, può essere la più brava del mondo. E io avevo bisogno di parlare, di discutere su quel palco con la voce e con la musica con uno che conoscevo. Marco lo conosco da sempre, prima di diventare vegano, ahimè, io ero un grande pescatore e quindi andavamo pure a pescare io e Marco. Una volta mi è pure caduto nel fiume e l'ho anche salvato. Per cui, e per riconoscenza, nonostante ieri sera giocasse la Fiorentina, la sua squadra del cuore, con la Juventus, è venuto a cantare con me. L'abbiamo diviso e condiviso da musicisti, si è messo in studio a lavorare ed è venuto bene perché questo è il nostro mestiere. I miei amici, perché c'è questo concetto che Sanremo deve mettere paura, che quel palco deve mettere soggezione? Io all'Aristo ho suonato un sacco di volte nelle tournée normali, quando non c'è l'impalcatura di Sanremo è un teatro normale. Ma al di là di questo, cantare è il mio mestiere. Venire qui a cantare questo brano è una gioia. Ho fatto i compiti bene a casa, mi sono preparato, non ho problemi di questo tipo. Il mio unico problema è che dopo 4 minuti finiva il pezzo nel momento in cui cominciavo a divertirmi e ci rimanevo male tutte le sere, bene, ciao, che mi salutava la musica della serie finita. E sarebbe bello che durasse di più. Io l'ho proposto agli amici organizzatori di fare un festival diverso. Immaginate, 5 giorni di festival, 5 artisti a sera, che fanno? Ognuno un quarto d'ora, canti la canzone inedita e 3 cose a scelta tua e fai capire chi sei veramente con le tue passioni, i tuoi amori. 5 per sera, l'ultima sera tutti quanti insieme fanno soltanto il pezzo inedito e si sceglie chi ha fatto. Però tu hai fatto vedere bene la faccia che hai, perché in 4 minuti io sono sicuro che stasera molta gente non sarà valutata per quello che in realtà è. Magari sfuggirà e magari scopriremo fra qualche mese che avevano fatto una canzone bellissima. Ecco, per dirti, quindi io non ho provato alcun timore del palco, mi sono divertito, sono andato lì felice di farlo, mi dispiaceva solo che durasse poco, tutto qua. Grazie. Allora, io sono aperto a qualsiasi tipo di esperienza, con i veneti e anche non con i veneti. Se vogliamo parlare di veneti, nel mio album c'è un pezzo che richiama un po' il mondo dei Beatles ai tempi che andarono a suonare il Sita con Ravi Shankar, quel periodo un po' indiano loro, e ho chiamato l'unico veneto che suona bene il sitar, che è Aldo Tagliapietra delle Orme, che è venuto a fare questo intervento. E siccome io ero un fan di Aldo Tagliapietra quando ero, perché loro sono partiti un paio di anni prima che io cominciassi a fare questo mestiere in maniera professionale, quando era lì in studio ho detto, senti, ma e se lo cantassimo insieme? Beh, ti assicuro che è venuta fuori una cosa di una delicatezza, perché parliamo di quei tempi in cui noi abbiamo sognato, quel 67-68, in cui pensavamo di cambiare il mondo con la nostra rivoluzione, e su qualche cosa ci siamo riusciti, su qualche altra siamo stati dei ragazzini semplici, illusi, forse anche un po' stupidi, però comunque
abbiamo creduto al nostro sogno fino in fondo, e quello che abbiamo portato a casa è stato comunque tanto, è stato quel tanto che ha cambiato quella moda, quel modo di vivere, che grazie alla musica e grazie a questa rivoluzione, che forse non ha portato a casa tutto quello che volevamo, ma qualcosa ha portato a casa, ma soprattutto ci ha dato la possibilità di sognare. I sogni in quegli anni erano sogni lunghissimi, non come quelli che purtroppo serviamo ai nostri figli adesso, che possono sognare oggi per domani e forse è già troppo. Ecco, quindi io sono disposto a lavorare con i giovani, con le grandi band, in qualsiasi momento, perché il mondo indie mi piace molto. Mi piace molto, guarda, ti faccio un esempio. Il video mio è fatto da un ragazzo che frequenta mia figlia, è il fidanzato e forse futuro marito di mia figlia, che suona con una band veneta che si chiamano gli Airway, e ha fatto la regia e la supervisione artistica del mio video. Questo per dirti che non sono andato a cercare i registi importanti, dei video importanti, dei cantanti importanti. Io credo nell'originalità del pensiero, delle idee di questi ragazzi giovani, per cui ben venga incontrare e parlare con chi parte adesso. Qualcosa posso darglielo io, sicuramente qualcosa possono darmi anche loro. Ma io ti ringrazio, hai detto troppe cose belle su di me. Io di fondo mi annoio con i vecchi, perché mi annoierei anche con me stesso se fossi da solo, per cui preferisco frequentare i giovani. Poi mi reinvento perché sono curioso, sono rimasto fondamentalmente molto bambino, e poi ho questa sindrome del clown. Io a 7 anni mi mettevano in piedi su una sedia a Jesoli, via Bafile, sulla strada più frequentata, e cantavo con 24.000 baci, perché mi piaceva farmi vedere dalla gente. Questa voglia di esibirmi e di avere gente intorno e avere anche il consenso della gente mi ha fatto arrivare fin qui. Io, se posso suonare, se posso cantare, se posso parlare, e adesso mi dispiace andare via, sono costretto a farlo perché comincia il festival e soprattutto salgo sul palco che sembro Andreotti stasera, a forza di star piegato così mi sta venendo la gobba, ma per il resto è stato fantastico incontrarvi. Grazie! Sanremo Live.